Una buona domenica, benvenuti, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 per analizzare quanto è successo nel pomeriggio di oggi. Poco fa, pareggio, è terminata da poco la gara dell'Elvia Recina di Macerata, finita 0-0 tra Maceratese e Teramo, che dunque probabilmente abbandona le speranze residue di salvarsi direttamente e dunque con ogni probabilità sarà destinata a disputare i play-out per rimanere in Lega Pro. In Serie D invece, nel girone F, il San Nicolò vince abbastanza nettamente il derby contro l'Avastese, perde il Pineto ma era già salvo contro un Monticelli che aveva ancora qualche residua chance di centrare gli spareggi playoff. Nel girone G vince l'Aquila 4-0 contro il San Teodoro, perde sul campo dell'Arzachena l'Avezzano 2-1. Parleremo di tutto questo insieme ai nostri ospiti. Intanto saluto Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao Jacopo, buonasera. Alle mie spalle vedete il pre Juventus Genoa che inizierà alle 20:45. Domani gioca il Pescara contro la Roma allo stadio Adriatico, sembra fatto quasi apposta. Saluto Alessandro Battisti, ciao direttore. Ciao Jacopo, buonasera, grazie per l'invito. Tra poco gli diamo giusto il tempo, vedendo i risultati di Serie A, al nostro altro ospite di sedersi. Vediamo i risultati di Serie A maturati questo pomeriggio. Atalanta-Bologna in realtà è storia di ieri, 3-2, vittoria del Torino 1-3 contro il Chievo-Verona. Ieri sera partita incredibile, ma come vedete sono tantissimi gol che si sono segnati in Serie A. Ieri sera Fiorentina-Inter 5-4, Lazio batte 6-2 il Palermo, il Milan cade a San Siro 1-2 contro l'Empoli, Sampdoria Crotone 1-2, come vedete anche tante vittorie in basso alla classifica. Ad ora di pranzo Sassuolo Napoli 2-2, Udinese Cagliari 2-1. Il posticipo delle 20:45 sarà Juventus Genoa, domani invece sempre alle 20:45 ci sarà Pescara Roma. Vediamo la classifica del massimo campionato di calcio, con la Juventus che ovviamente comanda con 80 punti. La Roma domani potrebbe approfittare del mezzo passo passo del Napoli. Il Pescara, dovesse arrivare una sconfitta, visti i 15 punti di svantaggio con l'Empoli, potrebbe arrivare la matematica della retrocessione, e poi via via tutte le altre squadre. Vediamo anche la Lega Pro con i risultati che sono maturati nel corso del pomeriggio. Sono ancora pochi, ma come vedete due partite fanno i gol di tutte e quattro, perché il Sant'Arcangelo vince a San Benedetto del Tronto 2-3, addirittura 4-4 tra Feralpisalo e Reggiana, 0-0 Gubbio Venezia e Maceratese Teramo. In Serie D, velocissimamente, i numeri della giornata di campionato: Agnonese Vispesaro 2-1, Alfonsine San Marino 0-0, Campobasso Recanatese 1-1, Castelfidardo Civitanovese 3-1, Pineto Monticelli 1-3, Romagna Centro Matelica stesso punto 1-3, San Nicolò Vastese 3-1, San Maurese Fermana 3-2. Classifica dopo 32 giornate di campionato, la classifica. Questo è il girone G. Prima la classifica del girone F, Maurizio. Eccola qua. Fermana 64 punti, già promossa, poi Matelica 57, San Nicolò 54, Vispesaro e San Maurese 47, Agnonese 45, Monticelli 44, Vastese 42. San Marino 41, Jesina 39, Romagna Centro e Campobasso 38, Pineto 36, Alfonsine 30, Castelfidardo 25, Recanatese 24, Civitanovese 17. Adesso sì che possiamo vedere i risultati del girone G di Serie D: Arzachena Avezzano 2-1, Città di Castello Vivi Alto Tevere Sansepolcro 2-1. A tavolino la Sporting Trestina batte 3-0 il Foligno, l'Aquila batte 4-0 invece sul campo il San Teodoro 2-2 tra Lanusei e Albalonga, Monterosi, Latte Dolce Sassari 3-0, Ostiamare Nuorese 4-1, 0-0, un po' a sorpresa Rieti Muravera, Flaminia vince sul campo della Torres 1-0. Vediamo la classifica anche qui dopo 32 giornate di campionato: l'Arzachena in testa 68 punti, 67 il Monterosi, 65 Rieti, 63 l'Ostiamare, 60 l'Aquila, 58 la Nuorese, 55 l'Alba Longa, 43 Avezzano e Vivi Alto Tevere Sansepolcro, 42 Sporting Trestina e Flaminia, 41 il Lanusei, 37 il Latte Dolce Sassari, 28 il San Teodoro, 24 il Muravera, 22 la Torres, 21 il Città di Castello. Il Foligno c'è, ma come vi ripeto sempre, non c'è. Una buona serata a Roberto Giammarino, direttore buonasera sportivo del Pineto. Buonasera a voi. Grazie direttore per aver accettato il nostro invito. Prima di iniziare la discussione, facciamo
un collegamento telefonico che purtroppo ci vuole fare con il nostro Luciano Rabottini in linea. Ciao Luciano, perché insomma questo è una domenica, anzi è stato un sabato funestato dalla morte di Michele Scarponi, di cui peraltro avevamo parlato come uno dei potenziali, delle potenziali sorprese del Giro 100 che sta per iniziare. Davvero una tragedia indescrivibile, anche nella, forse nell'assurdità di come è avvenuta, Luciano. Sì, buonasera a tutti. Sì, il ciclismo è sotto shock per la morte di un campione, tra l'altro amatissimo, un personaggio che era amico di tutti, generoso, sempre con sorriso, disponibile, pronto anche a sdrammatizzare e a scherzare, un vero uomo, una persona indimenticabile. E, è stato un atleta importante degli ultimi 15 anni del nostro movimento, un uomo che voglio ricordare che era debuttato nel ciclismo professionistico anche con una squadra abruzzese, con l'Acque Sapone, la squadra che aveva in casa anche Cipollini. E, era un ragazzo che ha fatto di questo mestiere una professione, l'ha fatto sempre veramente con grande professionalità. Perde la vita, possiamo dire, quasi in un incidente banale, perché sappiamo tutti le difficoltà di questo sport, le discese, dalle grandi salite, a volte si rischia tutti i giorni, invece... Scarponi è morto con un banale incidente scontrandosi con un furgone. Era tornato poche ore prima a casa, la mattina presto si era alzato per il suo solito allenamento, poteva tranquillamente rimanere ancora un'ora, due ore a casa dopo la fatica del Giro del Trentino. Invece lui, che da grande professionista come sempre, si era alzato di nuovo presto per affrontare questo giorno di allenamento. Sapeva che aveva una grande responsabilità, questo del Giro d'Italia, dove la sua squadra, dopo l'assenza di Fabio Aru, avrebbe riposto su di lui tutte le speranze per un'ottima classifica. Avrebbe fatto sicuramente bene anche a questo Giro d'Italia. Però Scarponi, secondo me, è stato negli ultimi 6-7 anni un punto di riferimento di una grande squadra, una squadra che ha vinto il Giro, che ha vinto il Tour, appunto l'Astana, come uomo d'appoggio, un uomo d'appoggio a Nibali, al Tour e al Giro soprattutto l'anno scorso. Io immagino che molti ricorderanno le grosse imprese di appunto Scarponi al Giro d'Italia come uomo d'appoggio a Nibali. È stato veramente un grande atleta, un grande uomo, una grande persona, e in questo momento veramente il ciclismo sta soffrendo molto. Luciano, io ti ringrazio per questo collegamento, ovviamente ne parleremo approfonditamente giovedì sera, analizzeremo le gare che ci sono state oggi sul territorio abruzzese, però ovviamente la copertina sarà dedicata a questo straordinario corridore che purtroppo ci lascia, a cui oggi Valverde ha dedicato la vittoria di una classica come la Liegi. Grazie Luciano. Vai. Buonasera a tutti, ci sentiamo appunto giovedì prossimo con una puntata speciale di Velò. Grazie a Luciano, buona domenica. Rientriamo da questa parentesi purtroppo terribile ma doverosa. Iniziamo subito con il pareggio tra Maceratese e Teramo. Le immagini sono un po' in ritardo, stiamo per proporvi il servizio. Intanto vi facciamo sentire l'intervista a Guido Ugolotti. Perché è interessante l'intervista a Guido Ugolotti? Perché c'è un caso Fratangelo. Lo sentirete, Ugolotti dice... Mentre era pronto per, gli ho chiesto di entrare sul terreno di gioco, mi ha detto che aveva mal di schiena e non è entrato. Prima lo ascoltiamo e poi facciamo le valutazioni del caso, rivedendo quando sarà pronto anche il servizio. Ugolotti. Ugolotti, allora partiamo dall'episodio incriminato di questa partita, la rete annullata a Speranza dalla tribuna, è sembrata regolare la posizione del capitano.
Ma torno a ripetere, la spiegazione che ci ha dato il Guardialini era di un fuorigioco. Non può essere fuorigioco di chi ha eseguito il gol, perché noi proviamo e riproviamo, perciò il giocatore parte da dietro e va a sfruttare i blocchi. Se mi fosse stata data una spiegazione per cui è stato ravvisato un ostruzionismo, una trattenuta, questo ci posso stare, ma che sia stato un fuorigioco, io potrei vedere poi. Non è difficile commentare quando non si sono riviste le immagini, però rivedendola dal capo e sapendo un po' la dinamica di come è venuta questa situazione, penso che è molto dubbia la segnalazione. Al di là di questo però, Golotti, ci sta il fatto che il Teramo non abbia prodotto grandi azioni da gol, non ha rischiato nemmeno tantissimo però. Noi non è che siamo nettamente superiori alla Maceratese, la Maceratese sta facendo un signor campionato e ha una signora squadra, poi se qualcheduno ancora vive di ricordi, per cui la parola Teramo significa primi posti, secondi posti, il Teramo di quest'anno è questa squadra, le difficoltà che abbiamo riscontrato sono queste, abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo un pochettino esaltati perché abbiamo trovato subito il gol, forse oggi se trovavamo il gol subito con Barbuti potevamo assistere a un'altra partita, dobbiamo essere più cattivi perché anche oggi le nostre occasioni fuori casa le abbiamo create, più di questo penso che in questo momento dobbiamo essere un pochettino più cinici e poi essere un pochettino più fortunati. Questa squadra, Golotti, però nelle ultime settimane sta facendo fatica a mettere il pallone in rete, secondo lei come mai? Ma indubbiamente, abbiamo passato un periodo in cui probabilmente eravamo un pochettino più esuberanti, non vorrei che mentalmente il fatto delle due partite in casa, di non aver fatto risultato, di aver interrotto un pochettino una serie positiva con la sconfitta alla Reggiana possa aver influito dentro la testa. I ragazzi sono molto vulnerabili da questo punto di vista. Io mi auguro che al di là che adesso siamo veramente in salita, però ci sono ancora due partite, tutto può succedere. Ecco, al di là di questo, mai dire mai nello sport, in particolare nel calcio, però play-out obiettivamente più vicini a questo punto, poi bisognerà attendere questa sera. Ma io la parola play-out, finché non c'è la matematica certezza, non la voglio pronunciare. Siamo lì, ce la lotteremo. Vediamo i risultati di stasera, perché è normale che noi dovevamo cercare di fare risultato pieno, ci siamo andati vicini, adesso dobbiamo vedere un attimino cosa succede, poi dopo abbiamo due partite, è normale, mancano solo due partite, di conseguenza le possibilità di tirarci fuori direttamente diminuiscono sempre, però è una squadra viva, è una squadra che lotta, è una squadra che anche oggi fino alla fine ha cercato di vincere la partita, dobbiamo lavorare su questo e cercare, se dovesse essere partite di andata e ritorno dei play-out, essere più cinici e più spietati. Mister, c'è un caso Fratangelo nel Teramo, lei poco fa diceva che da domani il ragazzo si allenerà con la Berretti, che cosa è successo? Beh, è successo che il ragazzo quando doveva entrare aveva mal di schiena, allora dobbiamo capire se il mal di schiena era prima della partita o se è un mal di schiena di circostanza, perché non ha comunicato niente, ma questa è una questione un pochettino di mancanza di rispetto per chi ho lasciato a casa, non esiste, poi torno a ripetere, con tutto il rispetto, il ragazzo è giovane, non carichiamolo di troppe responsabilità perché sono altri i giocatori che si devono caricare di responsabilità e soprattutto è l'allenatore che si deve caricare di responsabilità. Lui è giovane, ha fatto un errore, da domani è giusto che vada con i suoi colleghi. Leggendo le dichiarazioni di questa settimana si pensava un Teramo, cioè ho letto un Teramo che deve venire a Macerata per vincere, però nel primo tempo è sembrata una squadra troppo rinunciataria, per non ha dato quell'impressione di dover vincere, si è accontentato del pareggio. Come mai? Non ci accontentiamo mai del pareggio. Non è che possiamo pensare di venire qua e fare 64 tiri in porta, nella mente ce l'abbiamo, poi entriamo in campo, avevamo due giocatori offensivi, perché Petrelli è un giocatore offensivo, avevamo due punte, abbiamo giocato con due centrocampisti di fronte a una squadra che è vero che ci ha messo qualche volta sulle ripartenze in difficoltà, però abbiamo cercato di fare la nostra partita, è normale che abbiamo delle difficoltà, le difficoltà sono della classifica, se siamo lì vuol dire che qualche lacuna l'abbiamo. Tornando a Fratangelo, quindi il giocatore... Non voglio più rispondere su Fratangelo perché ho già riposto. No, ho altri giocatori che sono pronti per giocare con il Parma. Ecco, grazie. Lei è più o meno ottimista da qui in avanti, queste ultime due partite, da qui alla fine della stagione regolare? Ma io sono sempre ottimista. Torno a ripetere, io vedo il lavoro di questi ragazzi durante la settimana. Torno a ripetere, quando ci sarà da pensare ai play-out, penseremo ai play-out. Adesso siamo in una posizione di classifica che... teoricamente facendo 6 punti possiamo arrivare a 42. 42 è una quota che potrebbe garantire la salvezza. È normale che dobbiamo sempre fare qualche cosa di più, ma noi ci impegneremo sempre perché, torno a ripetere, se non riusciamo a raggiungerlo direttamente abbiamo ancora la possibilità, torno a ripetere, di poterci tirare fuori attraverso la lotteria dei play-out. Neanche a farla apposta, io ho due dirigenti in studio, perché poi vi faremo vedere anche l'episodio da Moviola, addirittura qui c'è un retroscena in cui Petrella, poi che ascolteremo, dirà a fine gara l'arbitro ci ha detto se ho sbagliato vi chiedo scusa, insomma oggi
in una partita comunque di 0-0 qualcosa è successo. Però io volevo chiedere a due dirigenti sportivi, avete visto la decisione Fratangelo con la Berretti, ma come bisogna comportarsi adesso un po' a freddo dopo qualche ora? È giusta la decisione? Ma è giusta e io credo che purtroppo oggi quando... ripeto, non essendo presente, non sapevo, ho ascoltato le parole del mister, che tra l'altro conosco ed è una persona che insomma a livello di regole, di spogliatoio e di personalità è sicuramente un uomo vero, quindi questo è un episodio che purtroppo non sarebbe mai dovuto accadere, ma io è sempre più frequente che soprattutto ragazzi giovani fanno 2-3 partite, 4 e credono già di poter fare il calciatore per tutta la vita. Io penso che sicuramente si renderà conto di aver sbagliato, perché è una cosa inammissibile soprattutto in una società come quella del Teramo, insomma, che è una società importante, è una società che di calciatori veri ne ha visti tantissimi. Roberto, chiedo un parere anche a te, cioè, sei d'accordo con quello che dice Alessandro? Cioè, spesso e volentieri ragazzi anche giovani fanno qualche partita buona ed è giusto che vengano celebrati, poi magari succedono questi inconvenienti. Ma assolutamente sì, io penso che quel ragazzo, cioè, insomma, non te lo potresti anche aspettare da uno, da un giocatore maturo che all'ingresso del campo, forse perché i minuti sono rimasti pochi, ci potrebbe anche essere, non è giusto perché un professionista non si comporta in questa maniera, però da un ragazzino, credo che lui sia un 98, 97, sì, 98, sì. Sai, da un ragazzino è giusto che la società prenda dei provvedimenti ed è giusto fargli capire che sta sbagliando, perché se non è voluto entrare perché ha avuto un problema, e poi non sappiamo se questo è un problema che esiste o no, però da quello che ho capito era una scusa, credo che... Da come l'ha raccontato Bolotti, da come l'ha raccontato il mister, ma credo che il mister sia quello più vicino a questa situazione. E quindi, poi peraltro, se lo ha detto... Roberto, è anche strano, perché di solito queste cose avvengono quando magari una squadra è molto sotto, 5-0, dice vabbè che cosa entro a fare, però sullo 0-0... Sì, ma lui poi è un ragazzo che ha risolto anche le partite quando sì, è entrato e quando ha giocato. Mi è sembrato strano, evidentemente. Cioè, vabbè, questi comunque sono pure ragazzi che stanno sotto pressione con i procuratori, cioè diventa un discorso da valutare bene, perché oggi, come dicevi tu, i ragazzi entrano, fanno 2 partite in Lega Pro e sono dei giocatori già affermati. Non è così, perché il calcio purtroppo a molti non sorride, molti ragazzi bravi non riescono a dimostrare il valore, finiscono di giocare e non è vero e non è giusto che sia chi ha le possibilità le deve sfruttare, anche perché per onestà a chi non le ha avute, credo. Certo, assolutamente. Vediamo un po', intanto ti fanno una domanda, Battisti verrebbe al Teramo come DS? Beh, sicuramente è una piazza importante, quindi penso che sarebbe, come dire... No, tutti i direttori sportivi dovrebbero andare nella piazza importante come quella di Teramo. Vediamo la classifica. Tu oggi eri al Riviera delle Palme a vedere San Benedettese Sant'Arcangelo. Adesso tra qualche minuto alle 20:30 si giocano Fano Modena e Mantova Lumezzane. È chiaro che in questa condizione di classifica, vedete, le squadre con gli asterischi devono ancora giocare. C'è il rischio che il Teramo possa perdere 2 posizioni, perché gioca anche il Forlì, possa perdere 2 posizioni in classifica, con il Forlì che vincendo potrebbe scavalcarlo e con il Lumezzane che vincendo aggancerebbe il Teramo, ma per via degli scontri diretti sarebbe sopra il Teramo. A 180 minuti dalla fine il play-out mi sembra la strada razionalmente più percorribile. Non lo so, io... credo che ovviamente le partite di stasera diranno tanto, però io penso che se punti a disposizione sono ancora tanti, anche perché oggi il pareggio della Feral Pisalò è stato un risultato importante, quindi il Teramo credo ce l'avrà l'ultima giornata, sì. Anche se poi loro vanno a Pordenone credo la prossima settimana.
è tutto, si deciderà tutto alla fine, anche perché ritengo che il Mantova qualche problemino ce l'abbia fuori dal campo, da quello che leggo. Quindi sono d'accordo con quello che diceva il mister e credo che debbano assolutamente rimanere concentrati sull'obiettivo ancora della salvezza diretta. Andrea, vengo da te in redazione perché direttore Battisti l'anno prossimo viene a lavorare per la Vastese. Complimenti, perché il tuo lavoro lo sai svolgere veramente bene. Un saluto da Vasso, anche Vasso è una bella piazza. So come si dice quel proverbio, la Sora Maria, che tutti e nessuno sa più. No, scherzo. No, ringrazio. Torna all'Aquila, ti dicono. Andrea, tra un po' vediamo il servizio. Tu però hai avuto l'opportunità di rivedere quell'episodio, sì, del gol annullato a Ivan Speranza. Che sensazione hai avuto? Allora, la certezza non ce l'abbiamo perché quando, almeno a vedere le immagini, quando parte il pallone Speranza non è nel campo visivo. Però la sensazione che avevo nel pomeriggio e che ho ancora in questo momento è che non potesse essere mai in fuori gioco. Ecco qui. Ecco, fermiamoci al momento della battuta però. Torniamo indietro al momento in cui il piede tocca il pallone. Chiaramente potremo constatare che Speranza non è... Ecco, andiamo avanti ancora. Al momento del tocco del pallone. Avanti ancora. Ancora. Ecco, fermiamoci qui. Qua. Qui. Non è possibile qui valutare dove si trova Speranza. Andiamo avanti, l'immagine si apre e Speranza è dalla parte opposta. Sembra difficile immaginare che Speranza fosse al di là dell'intera linea difensiva della Maceratese. Però noi più che andare a sensazione non possiamo. Certo, poi a sentire le parole di Petrella... quella che è una sensazione viene ulteriormente rinforzata. Noi all'inizio avevamo avuto la sensazione che fosse stato fischiato il fallo in attacco, perché c'è un giocatore della Maceratese che cade all'interno dell'area di rigore. Poi però, Andrea, c'è stata invece la segnalazione del fuorigioco. Guarda, se fosse stato un fallo in area di rigore sarebbe stato l'arbitro ad annullare il gol. Invece l'arbitro dà il gol, indica la metà campo, dopodiché alza il braccio. Stava dando il gol, guarda. Sì. Ecco, vedete? Ha dato il gol. C'è il direttore di gara che si vede nell'immagine precedente, si vede meglio. Se torniamo all'inizio del file... e ci fermiamo al momento in cui la palla entra dentro, l'arbitro indica la metà campo, quindi dà il gol. Sì, sì, sì. Dopodiché, successivamente, alzerà il braccio dopo aver visto l'assistente e annullerà il gol. Sì, che sensazione avete? A me non sembra fuori gioco, assolutamente. Sì. Sì, sì, anche perché poi c'è quel mucchio, vero Roberto? Sì, però siccome non si vede la partenza... Ecco qua, l'arbitro che dà il gol. L'arbitro dà gol, evidentemente il collaboratore di linea gli ha sbandierato il fuorigioco. È chiaro che siccome oggi ci si mette tutti in linea e nessuno parte, ci potrebbe anche stare il fuorigioco, ma è impossibile da stabilire. Ma peraltro, certo, rispetto al nostro campo visivo, se voi ci fate caso, i difensori che sono un po' più al centro dell'area sembrerebbe tenerlo in gioco. Sì, loro sono molto più dentro l'area di rigore rispetto a quelli che vediamo qui. Speranza dà la sensazione di partire al di qua. Tra l'altro c'è il gol, comunque super gol. È stato annullato un gol meraviglioso di un giocatore che fa il difensore. Certo. Andrea, a questo punto è ora di vederci il servizio. Sì. Sì. Maceratese Teramo 0-0, la firma è di Paolo Renzetti. Vediamo. Nella sfida tutta biancorossa il Teramo fallisce un importante e decisivo match ball per avvicinare la salvezza diretta, con i playout ormai dietro l'angolo. All'Elbia Recina la gara fra la Maceratese e i biancorossi termina senza reti, con la squadra di Ugolotti che recrimina per un gol annullato a Speranza per un fuorigioco davvero molto dubbio. Si comincia con un minuto di raccoglimento per ricordare il ciclista marchigiano Michele Scarponi, scomparso tragicamente ieri in un incidente stradale. La Maceratese, alle prese con grossi problemi societari, presenta la formazione annunciata con il 4-3-1-2 con Colombi Allegretti di punta. Nel 4-4-2 del Teramo Petrella gioca al posto dell'acciaccato Spighi. In avanti spazio alla coppia Barbuti-Sansovini. Al secondo Barbuti sul filo del fuorigioco serve al centro per Sansovini, anticipato al momento della conclusione. La squadra di Ugolotti si lascia preferire per una maggiore fluidità di gioco e dopo una fase di equilibrio al 26esimo c'è una fiammata del diavolo con una sassata dai 20 metri dell'ex pescarese che mette di pochissimo al lato.
risultato. La gara non regala grandi emozioni, con le due squadre a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centrocampo. Nel finale, al 41esimo, sui piedi di Colombi, capita la più ghiotta delle occasioni per sbloccare il punteggio, con l'attaccante marchigiano che va a concludere incredibilmente alto. L'ultimo acuto del primo tempo è ancora degli ospiti e sempre ad opera di Sansovini, che prima del limite mira l'angolino, mettendo ancora fuori di poco. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara e con l'equilibrio a farla da padrone. Al settimo si vede la squadra di casa con De Grazia, che conclude fra le braccia di Narciso. Al decimo Ugolotti decide di operare la prima sostituzione, mandando in campo Carraro per Petrella. Al 13esimo il Teramo trova il vantaggio con un gran gol al volo di Speranza, prima convalidato e poi annullato da Bertani di Pisa per un fuorigioco che in molti dalla tribuna non vedono. Al 17esimo Giunti richiama in panchina Colombi, mandando in campo Palmieri, in gol nella gara vinta all'andata dai marchigiani al Bonolis. Il match si mantiene bloccato ed equilibrato, anche se al 23esimo è De Grazia ancora ad approfittare di un pallone perso a centrocampo dagli abruzzesi, andando poi a concludere di poco a lato. Al 27esimo arriva la risposta del Diavolo, con Sansovini che in scivolata in area non riesce a dar forza alla sua conclusione. Passano due minuti e ancora De Grazia fa correre un brivido alla difesa teramana. Ugolotti poi getta nella mischia anche Masocco per Di Paolo Antonio, con il Teramo che tenta nel finale il tutto per tutto, mancando però in concretezza, e al 91esimo scoppia anche il caso Fratangelo. Beh, effettivamente lo 0-0 non serviva proprio a nulla. L'unica cosa, che è stata una partita equilibrata e l'episodio a favore l'hai avuto, purtroppo il guardiano ha sbandierato un calcio di punizione, a mio avviso incredibilmente, in fuorigioco, e poi a fine partita ci hai detto: se ho sbagliato scusateci. Come se questo ci ha detto a fine partita, la cosa ci sembra un pochino incredibile, però portiamo a casa questo punto e mettiamo la testa giù, perché ormai non ci si può fare più nulla. Al di là della rete annullata, che probabilmente era regolare, anche come dicevi tu al 91esimo, per quanto detto dal direttore di gara, bisogna però aggiungere che il Teramo oggi non ha quasi mai concluso nello specchio della porta della Maceratese. C'è qualche problema in avanti nelle ultime settimane? Ma non abbiamo mai concluso, mi sembra un po' eccessivo. Nello specchio della porta? Sì, le occasioni comunque le abbiamo avute. Sicuramente è stata una partita combattuta, l'hanno avuto anche loro. Come ripeto, purtroppo l'episodio del gol l'abbiamo trovato, è andata a finire così purtroppo. Mirko, in settimana, durante la settimana, nel corso degli allenamenti, il vostro tecnico Ugolotti dice: i ragazzi si allenano bene, sono cattivi durante gli allenamenti, poi però in campo non dimostrano tutta questa determinazione. Sei d'accordo con questa analisi? Ma diciamo che comunque in settimana ci alleniamo bene, quello è vero. Forse la domenica ci manca qualcosina in più. Cerchiamo di trovarla in settimana, sperando che riusciamo a tirarci fuori da questa situazione. A questo punto però, per la salvezza diretta, occorrerebbe un miracolo. Sì, però dai, tutto è ancora possibile, quindi noi testa bassa, lavoriamo e cerchiamo di portare punti a casa prima della fine del campionato. Il servizio e anche le parole di Mirko Petrella. Noi ringraziamo il nostro Paolo Renzetti, la nostra Silvia Gentile, inviati a Macerata. Oh, vi è mai capitato che un arbitro alla fine della partita vi dicesse: se abbiamo sbagliato chiediamo scusa? Io penso sia giusto, cioè, perché poi sbagliamo tutti, quindi anzi, quando si trova credo sia renda merito ed onore alla classe arbitrale, perché poi l'errore ci può stare, quindi meglio che parlino che si trincerino dentro silenzi che poi alla fine lasciano il tempo che trovano. Anche te, Roberto, sì, sei d'accordo? Ma sì, è capitato diverse volte, però ripeto, dire di aver sbagliato è sinonimo di intelligenza, non di stupidità, quindi... Certo. Ben vengano. Di questo messaggio io vi faccio rispondere solo alla prima parte, non sull'eventuale disegno, perché non avrebbe senso rispondere, ma che non ci sia contemporaneità nelle partite. Se vi fosse capitato, voi ve la sareste presa un po' oppure no? No, è giusto, però io l'anno scorso credo che le ultime tre partite... c'era la contemporaneità, se non sbaglio, perché credo fosse obbligatoria. Sì, se ben ricordo, sì, lo scorso anno le ultime tre si giocavano contemporaneamente, e credo sia anche giusto, perché comunque 270 minuti alla fine già si possono fare tra virgolette dei calcoli, sì. No? Quindi secondo me è sbagliato. Anche perché, Roberto, tra mezz'ora scendono in campo 4-5 avversari del Teramo che possono giocare sullo 0-0 di Macerata. Ma infatti dovevano giocare tutti nello stesso orario, non è giusto. Per una società che si deve salvare
sapere il risultato di un'altra che ha già giocato li può avvantaggiare, cioè uno si potrebbe anche accontentare di un pareggio, però non è, credo che non sia giusto. Senti Roberto, visto che chiudiamo adesso il capitolo legato al Teramo, ovviamente io vi rimando a martedì sera nel corso di Pro Teramo per analizzare un po' il momento a due giornate dalla fine del campionato, della regular season. Faremo un po' un bilancio e vedremo anche i possibili scenari, i possibili incastri di risultati, che sono davvero tantissimi perché sono tante le squadre coinvolte, però ce la ci prepareremo. Alessa, preparati che tra poco torni a Chieti, questa è la tua piazza, anche perché giustamente da Chieti dicono ti vogliono da tutte le parti, ma al cuore non si comanda. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Un sorriso che no, c'è la qua. No, ok. Da Aquilano volevo ringraziare il DS Battisti perché ha costruito una grande squadra, lo dimostra i risultati e le prestazioni che i ragazzi che sono rimasti stanno facendo. Il problema di quest'anno, secondo me, è stato l'allenatore. Poi ti faccio rispondere, però prima, siccome apriremo con il Pineto, Roberto, mai sconfitta fu presa più tranquillamente o no? O vi è dispiaciuto perderla comunque? No, oggi ci è dispiaciuta perderla, anche perché due domeniche fa avevamo giocato con la Fermana, forse la migliore partita del Pineto. E infatti perso. Dicono che i giocatori già con la testa sotto l'ombrellone, è vero? Assolutamente no. Io credo che oggi i ragazzi la sono giocati la partita, è chiaro che gli episodi ci hanno condannato, se la squadra non si fosse impegnata saremmo stati i primi ad essere risentiti, invece credo che la partita sia stata giocata contro una signora squadra, perché il Monticello è una squadra di ragazzi che corrono, sì, hanno lottato su tutti i palloni, le motivazioni chiaramente erano diverse, le nostre, noi purtroppo dopo il raggiungimento della salvezza è chiaro che ci teniamo e ci tenevamo, però non ho visto una squadra rinunciataria, una squadra che stava sotto l'ombrellone. Saremmo stati i primi ad arrabbiarci. Credo che sia stata determinata la partita da delle situazioni. Il primo gol preso da 30 metri con una palla che si è abbassata di colpo a fine primo tempo. L'avevamo rimessa in piedi, la potevamo fare gol del 2-1. Poi il calcio è così, calcio piede di punizione. Dall'altra parte ci hanno fatto un gol su una forse un'indecisione della difesa e vabbè. La vediamo subito la partita. Intanto noi probabilmente quel messaggio che è arrivato è di qualcuno che ti conosce, perché ti chiedo se sei romanista o laziale. Io per conoscenza diretta neanche rispondo, perché la fede giallorossa di Alessandro Battisti è super comprovata, è una malattia. Va bene, ci andiamo a vedere Pineto Monticelli 1-3, il servizio della nostra Roberta Di Sante. Il Monticelli espugna il Mariani Pavone di Pineto battendo per 3-1 la squadra di casa e tenendo così accesa la speranza playoff. Vince la squadra con le motivazioni maggiori, ma in campo è stata partita vera fino al 90esimo. Nelle fila del Pineto, in casacca nera, torna Mazzocchetti tra i pali, mentre a centrocampo Cacciatore prende il posto dell'infortunato Proietti. In avanti parte Palumbo. Dall'altra parte Stallone recupera in difesa dopo la squalifica il capitano Sosi, mentre in avanti il tridente composto da Negro, Giovannini e Pedalino. Dopo un minuto di silenzio in ricordo di Michele Scarponi, l'arbitro Cascone dà il via alle ostilità con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto e i primi minuti scivolano via sul filo dell'equilibrio. Il primo vero sussulto al 19esimo, quando Pedalino va in gol, ma la rete viene annullata per un fuorigioco parso dubbio. Il Pineto risponde al 26esimo con l'incursione di Cacciatore e la sfera che sfiora il palo. Passano due minuti e Pedalino dalla parte opposta non riesce ad impensierire Mazzocchetti di testa, mentre al 34esimo Marani si fa trovare pronto sulla conclusione dal limite di Mariani. Ma nel finale, proprio quando ci si appresta a rientrare negli spogliatoi sullo 0-0, Iotti vede Mazzocchetti fuori dei pali e si inventa una gran conclusione dalla distanza che si insacca alle spalle dell'estremo locale. In avvio di ripresa il Pineto spinge alla ricerca del pari. Al settimo un altro episodio da rivedere. Cacciatore dal fondo mette in mezzo un insidioso tiro cross, serie di batti e ribatti sulla linea con la sfera che poi viene allontanata dalla difesa. Per il direttore di gara la palla non varca la linea di porta. È il preludio al pareggio abruzzese, che arriva un minuto più tardi con Pomante, che di testa insacca sul traversone di Stacchiotti per un gol confezionato dalla difesa.
Fase favorevole ai padroni di casa che al 12esimo provano anche con Ciarcelluti che se ne va tutto solo sulla sinistra e in diagonale impegna Marani. Al quarto d'ora però gli ascolani si riportano in vantaggio quando sugli sviluppi di un calcio piazzato Sosi rimette in mezzo dalla sinistra impegnando Mazzocchetti, sulla respinta è pronto Giovannini che piazza la sfera all'altezza del secondo palo. Ora il Pineto subisce l'agonismo del Monticelli che nel frattempo ha saputo che la Fermana è avanti sulla San Maurese e cerca di chiudere la gara. Alla mezz'ora Pedalino spreca incredibilmente la palla del possibile 3-1 per gli ospiti che rischiano il pari al 44esimo quando sul traversone di Logoluso Sacchiotti riesce solo a sfiorare ma non ad imprimere la necessaria forza alla sfera per superare Marani e nel finale il Monticelli in contropiede chiude definitivamente i giochi con Negro che servito da Giovannini fissa il risultato sul definitivo 3-1, una vittoria che non vale il quinto posto per via della rimonta della San Maurese sulla Fermana nel finale ma che tiene aperta la corsa playoff. Sconfitta che non pregiudica nulla per il Pineto, al quale va dato atto di essersela giocata fino alla fine. Mister Amaulo, il Pineto ha provato a recuperare questa partita, ma forse alla fine ha vinto la squadra che aveva le motivazioni maggiori. Diciamo che magari anche noi volevamo la vittoria, non ci siamo riusciti, qualche episodio diciamo sfavorevole, soprattutto nella prima frazione, magari la partita era equilibrata e forse tenevamo un po' meglio noi il campo, ci è venuto quel gol da lontano, un po' che ha complicato la partita. Poi nella seconda frazione siamo stati abili a recuperare e la partita la stavamo comandando. Poi c'è stato questo calcio piazzato, è arrivato il 2-1, poi sinceramente non avevamo più le forze per ribaltare il risultato, è venuto questa sconfitta. Siamo rammaricati, però ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. È la continuità, è il seguito del meraviglioso campionato di sti ragazzi che continuano a stupire sia me che questo campionato. Ormai diciamo Monticelli, che è un piccolo quartiere di una città di 50.000 abitanti, inizia a essere in Serie D una squadra che continua a far parlare di sé, ma lo fa facendo i fatti, la cosa più bella nella vita. Onore al Pineto che fino all'ultimo secondo ci ha fatto sudare le sette camicie, ci è voluto il miglior Monticelli per vincere contro un Pineto maidomo, però oggi applausi al Monticelli e complimenti al Pineto che ha onorato il campionato, cosa che dovrebbero fare tutte le squadre di questo campionato. Il Monticelli, permettetemi, forse per quello che ha espresso quest'anno meriterebbe i playoff, la salvezza per noi era già un sogno, i playoff sono un sogno nel sogno, cercheremo di raggiungerlo, ma anche se non fosse, secondo me è come se i ragazzi ci fossero arrivati. Queste le parole dei due tecnici, abbiamo visto il servizio della partita. Prima di andare al commento, Roberto, ti facciamo rivedere due episodi da Moviola. Il gol annullato in avvio al Monticelli, eravamo al 19esimo del primo tempo. C'è questo lancio lungo del numero 11, Iotti, verso Pedalino. La palla è... Allora, ci fermiamo... Guarda, ecco, lì, esatto. Sta davanti un metro, sì. Io ero laterale. Allora, quindi... sicuramente Giovannini è un metro, un metro e mezzo avanti, ma il piede destro di Pedalino dovrebbe essere più avanti, se non andiamo errati, rispetto a Pomante, addirittura ingrandito, fantastico. Lo rivediamo ingrandito? Io ero in linea, era in fuorigioco. Era in fuorigioco? Giovannini ha alzato subito la bandierina, quindi non era... Noi purtroppo siamo un po' penalizzati dalla prospettiva, però mi sembra, Alessandro, non so se ti sei fatto un'idea. Se... Secondo me è fuori gioco. Sì. Secondo me è fuori gioco. Questa, se la chiamata è giusta, è veramente una grande chiamata, perché è stato bravissimo. Io ero sui distinti, quindi l'azione l'ho vista in diretta ed era fuori gioco. Il problema è che oggi se non tocchi la palla non fischia l'arbitro il fuorigioco, quindi sì. L'azione è continuata, ma era già in fuorigioco il giocatore. Sì, 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 sì. Vediamo anche il presunto gol non gol del Pineto. Siamo al settimo della ripresa, c'è questo cross di Cacciatore dalla sinistra, c'è l'intervento della difesa, questo è Iotti, proprio sempre Iotti, anche in proiezione difensiva, che toglie la palla dalla porta.
Che sensazione hai, Alessandro? Nel momento, ci dobbiamo fermare, nel momento in cui Iotti prende la palla con il sinistro. Ovviamente poi chiederemo anche ad Andrea, eh? Non lo so, è difficilissimo perché da qui, però dai piedi, dal piede destro che è piede d'appoggio, sembrerebbe che sia abbastanza lontano dalla riga. Fermiamoci qui. Oddio, quando tocca il pallone con il sinistro. È difficile. Diventa una chiamata difficile. Noi la goal line technology, cioè, purtroppo. Il destro sta in campo sicuramente, poi lì bisogna vedere il sinistro. È difficile, sì. Sicuramente è una decisione difficile. Roberto, tu che sensazione, anche perché anche questa era sulla linea sicuramente, però se era entrato o non era entrato non lo sapevamo, perché la prospettiva non ci aiuta. Andrea? Anche io penso che non sia entrata, perlomeno non sia entrata tutta. Siccome deve entrare tutta, sensazione è che non sia gol. Adesso la rinvio. Sì. No, è posizionato bene, non fa una piega. Roberto, facciamo un po' un bilancio anche di questa stagione che ha avuto dei momenti differenti, in cui probabilmente c'è stato ad inizio anno forse la svolta definitiva che ha portato ad una striscia di risultati che poi è culminata con, direi io, la meritata salvezza. Sì, siamo partiti, vabbè, se ne è parlato, lo sapete, le problematiche che ci sono state a Pineto e i troppi infortuni che abbiamo avuto. Poi la squadra, dopo averla sistemata al girone di ritorno, credo che abbia fatto un percorso importante. Secondo me, nell'ultima partita con la Fermana, il Pineto meritava molto di più di una sconfitta. A 10 minuti stavamo battendo, forse era stata la migliore partita del Pineto, e lì forse ha segnato il percorso, perché poi dalla sconfitta del Castelfidardo, gli 8 punti di vantaggio, certo, e il raggiungimento della salvezza diretta, è chiaro che lì qualcosa, anche se le motivazioni ci sono, e qui per esempio eravamo sull'uno pari e Ciarcelluti ha sprecato malamente la palla del 2-1. Penso che il Pineto, il percorso che ha fatto è questa rincorsa continua, perché siamo partiti dalla penultima posizione e siamo riusciti a tirarci fuori dalla zona play-out. Ripeto, in Serie D quando parti male è difficile risalire la china. Noi abbiamo fatto questa impresa con una società che chiaramente ci ha permesso di fare calcio, è una società che non va mai oltre le righe, quindi ci ha fatto lavorare, eravamo sicuri tutti di riuscire a tirarci fuori e nel frattempo abbiamo conosciuto anche dei giocatori molto importanti, che spero il prossimo anno qualche giocatore rimarrà in forza al Pineto. È una società, abbiamo detto mille volte, importante, di persone serie e di gente competente di calcio. Anche perché questo era un anno di apprendistato, perché non dimentichiamoci mai che il Pineto era una matricola comunque, sì, inserita, sì, in un girone complicato. Molto complicato. Considerate che noi siamo ripartiti l'anno scorso con una società bella, una società importante e forte, in eccellenza. Avevamo fatto un programma triennale per andare in Serie D, abbiamo bruciato le tappe, siamo riusciti subito a salire, ci siamo ritrovati catapultati a giugno in una Serie D, in un campionato dove neanche un mese, neanche 20 giorni siamo dovuti ripartire. È stata, chiaramente, qualche difficoltà l'abbiamo avuta, poi invece piano piano la forza della società ci ha permesso di tirarci fuori. È una società che si sta organizzando bene, perché le strutture a Pineto mancavano, noi ci alleniamo sempre sul campo. Oggi il campo del Pineto purtroppo è rovinato, abbiamo rifatto la semina, però l'erba non ancora si chiude, centrocampo per stoppare la palla la devi toccare tre volte. È chiaro che quando devi attaccare, noi il primo tempo abbiamo fatto la partita, non era facile giocare, poi c'era un vento trasversale che spostava il pallone. Noi adesso stiamo facendo praticamente quattro spazi sintetici, ed è importante dirlo perché la società ha fatto un grande sforzo, il presidente Brocco ci ha messo veramente tutta la sua forza e la sua volontà. A Pineto è già stato appaltato il campo del Druda,
che è il vecchio campo di Pineto, che sarà fatto in sintetico. Stiamo aspettando le ultime carte dal comune, siamo già partiti con un sintetico sul campo che noi chiamiamo Pinetello, che è uno spazio del presidente dove gioca con il suo gruppo amatori. Stiamo facendo il sintetico in un campo dove credo che sia 95x46, quindi un campo importante che a noi ci permetterà anche lì di andare a fare degli allenamenti. Dietro la tribuna ci sarà uno spazio sul campo da calciotto, già recintato, tra poco partiranno anche i lavori lì, e dietro le porte ci sarà fatto un sintetico dove la scuola calcio di solito si allena. Quindi noi abbiamo già un campo che è una bomboniera, perché la società ci tiene molto e ha investito molto. Abbiamo una società forte, perché i dirigenti Rastelli, Brocco, Scrivani e Renato Brocco sono da 50 anni a Pineto, quindi sono fortissimi, sono bravi, competenti e ci fanno lavorare. È chiaro, speriamo il prossimo anno di fare ancora meglio, perché se lo meritano, se lo merita la Pineto Sportiva. Io ripeto, penso che anche quest'anno il Pineto ha fatto qualche piccolo miracolo, gli errori li abbiamo fatti, ce li siamo presi, ce li siamo assunti, e quindi penso che la cosa positiva per il Pineto è che sicuramente la società si sta organizzando e quindi potrà fare un buon lavoro, un ottimo lavoro. Visto che ne ha parlato, un SMS è arrivato poco fa di un nostro telespettatore che però a Maolo non lo rivoleva. A Maolo se l'è guadagnata la riconferma? A Maolo per me è un grande allenatore, io non lo scopro io l'ho conosciuto in una situazione difficile a Città Sant'Angelo, dove chiamammo a Maolo 8 partite alla fine, ne vinse 7 e ne pareggiò una, e ci salvammo in una situazione già da spacciati. Credo che sia una grande persona. Maolo è un uomo veramente serio, un uomo mai fuori dalle righe. Ecco, è una persona che a Pineto ha lasciato una buona vetrina, perché Pineto è una società che da anni fa del fair play. Noi cerchiamo sempre di avere toni pagati, perché il presidente ci tiene molto sia al discorso fair play che al discorso dell'accoglienza. Quindi a Maolo ha dimostrato a Pineto per l'ennesima volta, se ce n'era bisogno, di essere un grande allenatore, di aver avuto questo mi pare che sia la decima salvezza di Maolo. È un allenatore bravo che se potesse allenare dall'inizio, adesso qualche speranza forse ce l'abbiamo, perché lui ha qualche problema d'estate, perché c'ha delle situazioni di stabilimento, c'è uno stabilimento balneare, quindi ha qualche difficoltà nel partire, però forse quest'anno ce la faremo ad avere una cosa positiva da lui. La società chiaramente non si può che esprimere bene di questo allenatore che a Pineto ha fatto benissimo, secondo me, perché poi le situazioni, bisognerebbe conoscere bene le situazioni interne, e quindi vi posso assicurare che il lavoro che abbiamo fatto insieme alla società è stato un lavoro importante. Una conferma quasi al 99,99%. Credo che dipenda anche molto da lui. Ma la società chiaramente non ha. Però adesso non ci siamo espressi noi. Certo. Siamo usciti... c'è la volontà di Maolo, resta Pineto. Ma il Pineto chiaramente ci sarà sicuramente un confronto societario, ma credo che abbia fatto bene per poter essere riconfermato. Poi è la società che deciderà, certo, del futuro. Però assolutamente. In questo momento penso che abbia fatto un grande lavoro ed è una degna persona. Sono perfettamente d'accordo, non posso aggiungere niente a quello che già hai detto. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale. Dopo la pubblicità, San Nicolò Vastese con la vittoria dei biancazzurri per 3-1. A tra poco.
Eccoci rientrati, sono le 20:27 per chi ci segue in diretta. Tra poco San Nicolo Vastese, prima una notizia che riguarda il Pescara che sarà impegnato domani sera alle 20:45 contro la Roma. Clima non tranquillissimo, ma d'altronde la situazione di classifica ovviamente non è rosea, tutt'altro quella del Pescara. Oggi lungo la riviera nord di Pescara tre calciatori, Alessandro Bruno, Ledian Memuscè e Gianluca Caprari, peraltro sarà ex della gara, all'uscita di un ristorante sono stati insultati da un gruppetto di tifosi del Pescara. Come confermato anche dall'ufficio stampa della società biancazzurra, la situazione non è degenerata, l'arrivo dei carabinieri ha riportato la calma. Questa è un'ansia uscita pochi istanti fa. Ci trasferiamo a Piano d'Accio per vedere la vittoria del San Nicolò contro la Vastese 3-1. Ania Cantagalli. Un derby deciso nella prima mezz'ora di gioco. Finisce 3-1 la sfida del Bonolis tra San Nicolò e Vastese, con i biancorossi d'Aragona che pagano un approccio alla gara fin troppo gentile. Entrambe le squadre devono riscattare un KO casalingo nell'ultimo turno di campionato. Epifani deve rinunciare ancora a Petronio, oltre a Moretti, Pretara e Napolano, mentre dall'altra parte Favo ha il solo romano indisponibile. La Vastese ha un approccio da dimenticare perché in meno di mezz'ora il San Nicolò mette in cassaforte il risultato. Per due volte Traini viene lasciato troppo solo in area. Nella prima occasione, dopo solo tre minuti, l'azione si sviluppa dalla sinistra e Di Benedetto serve centralmente il compagno di squadra, libero di indirizzare di testa alle spalle di Marconato. Al quarto d'ora è ancora Traini a far male ai biancorossi. Questa volta si passa dalle parti di Massetti, per poi finire con la doppietta dell'attaccante biancazzurro che sigla il 2-0. La Vastese non c'è ed il San Nicolò riesce a firmare anche il tris. Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Mozzoni viene atterrato in area da De Cinque. Per il direttore di gara è calcio di rigore che trasforma dal dischetto Bisegna. I biancorossi provano a reagire d'orgoglio. Traini mura un tentativo ravvicinato di Bartoli e qualche minuto dopo Fiore ci prova dalla distanza, ma il destro finisce di poco alto. Favo prova a riaprire la contesa inserendo un attaccante in più, Felici, e facendo uscire il difensore Bartoli. È il San Nicolò però ad andare ancora vicino al gol. La capocciata di Traini questa volta però trova Marconato. Nella ripresa i biancorossi provano a reagire. Timide proteste al tredicesimo per un contatto tra Galizia e Ciotti, con il direttore di gara che lascia proseguire. Poco dopo Prisco ci prova dalla distanza con il portiere biancazzurro che alza la sfera in angolo, con la palla poi che sfiora anche la traversa. Galizia al diciassettesimo fa fuori diversi biancazzurri e mette in mezzo un pallone che attraversa praticamente tutta la linea di porta, senza che però nessuno riesca a segnare. I biancazzurri di casa si limitano poi a controllare una Vastese che fa sì possesso palla, ma che non riuscirà a creare grossi pericoli dalle parti di Ciotti. Nel finale invece Chiacchiarelli, ottima gara la sua, centra in pieno una traversa. Uno slalom dalla destra di Napolitano regala invece ai biancorossi il gol della bandiera. Per la Vastese è una sconfitta che chiude di fatto le speranze playoff, mentre il San Nicolò ha ancora due giornate per cercare di agguantare il secondo posto. Mister, gara purtroppo decisa nella mezz'ora, si può dire? Sì, ho tentato fino a ieri di caricare i ragazzi su questa partita. Ieri mattina avevo visto le prime avvisaglie, non mi era piaciuto l'allenamento, però se poi abbiamo fatto questo la colpa è assolutamente la mia, quindi probabilmente non sono riuscito a motivarli nel modo giusto, anche perché c'erano le matematiche possibilità comunque di raggiungere ancora un obiettivo. Evidentemente qualcuno non la pensa come me, dei miei ragazzi, e è frutto di una partita veramente, di una mezz'ora veramente che non mi capitava da anni, e probabilmente quasi mai ho preso tre gol in 30 minuti. In tutto questo i nostri tifosi ci hanno dato un grosso apporto lo stesso, sono stati, devo dire, eccezionali, però ripeto, se questa è stata la prima mezz'ora, la responsabilità è probabilmente l'allenatore che non è riuscita a motivarli nel modo giusto. E fuori casa venivamo da due vittorie nelle ultime due partite e credevo che potessimo fare meglio. Li avevo avvisati di un San Nicolò molto motivato perché venivano da una brutta partita in casa col Castelfidardo e purtroppo non siamo riusciti a fare la partita che volevamo. E spero che questi ragazzi capiscano che
Il calcio è fatto di motivazioni e quando non ci sono le motivazioni viene giù tutto il castello. Quanto hanno pesato, se hanno pesato, le parole del presidente in settimana Bolami, che l'ha sostanzialmente messo in dubbio per il prossimo anno? Ma queste sono cose che mi interessano relativamente, nel senso che per portare avanti una trattativa bisogna essere in due, quindi ripeto, probabilmente quando c'è una trattativa deve essere d'accordo sia l'una che l'altro. Quindi io ci tengo a finire bene per interesse soprattutto di un risultato sportivo per il quale sono stato chiamato. Questo risultato sportivo in questo momento è sfumato e quello è quello che mi preoccupa maggiormente. Tutto il resto, mi interessa parlare di questa partita che non è andata come volevo, non è andata come l'avevamo preparata. Mister, dicevamo con Favo, gara decisa sostanzialmente nella prima mezz'ora di gioco, un approccio sbagliato da parte della Vastese, un grande approccio da parte del San Nicolò. Ma io credo un grande approccio del San Nicolò. Abbiamo lavorato in questi 9 giorni dopo la figuraccia che abbiamo fatto in casa, i ragazzi hanno lavorato veramente molto bene e questa settimana ho visto veramente uno spirito di rivalsa che avevano dentro, perché siamo usciti troppo scottati da quella partita e oggi credo che abbiamo fatto un grande primo tempo. Poi il secondo tempo non potevamo tenere quei ritmi del primo tempo, abbiamo amministrato senza subire quasi niente e siamo contenti perché questa è una partita importante a livello mentale per questo finale di campionato. 2 gare al termine del campionato, quel secondo posto che rimane lì, quanto ci credi ancora? Tanto, perché il Materica ha 2 partite difficili, anche noi ne abbiamo una molto difficile. Però ci proviamo fino alla fine, non abbiamo più niente da perdere, abbiamo il 3° posto al sicuro, quindi giochiamo la prima dei playoff in casa e cercheremo di giocare anche la seconda. Oggi in tanti hanno applaudito alla prestazione di Chiacchiarelli. Ma sono contento, ma oggi deve applaudire tutta la squadra perché hanno fatto veramente una grande partita e questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine, perché se siamo questi di oggi siamo una grande squadra. Domenica, giovedì scorso ho detto che non eravamo una grande squadra, se siamo quelli di giovedì non siamo una grande squadra, se siamo quelli di oggi siamo una grande squadra. Questi 2 tecnici, un approccio davvero abbastanza sconcertante della Vastese e Pavo, Alessandro, sentendolo la cosa che mi ha colpito di più è avevamo ancora delle possibilità di entrare nei playoff, qualcuno evidentemente non la pensava come me. Sembra una, tra virgolette, un'accusa neanche troppo indiretta a qualcuno della squadra, probabilmente qualcuno ha mollato. Queste sono le settimane forse più complicate, le partite più complicate da preparare, far tenere tutti, far credere a tutti che c'è ancora la possibilità. L'ha toccata piano, come si dice, però io penso che Roberto prima ha usato nel descrivere la loro società 2 parole troppo importanti, che sono competenza e serietà. Competenza e serietà sono i 2 presupposti che fanno sì che una squadra raggiunga o quantomeno riesca a lottare fino alla fine per il suo obiettivo. Io credo che la Vastese fosse una squadra, all'inizio a me ha sorpreso, nel senso che pensavo che sarebbe rimasta fino alla fine nell'otto delle 5, però hanno avuto i loro problemi. Favo credo sia un ottimo allenatore, ma anche Gianluca Colavito secondo me stava facendo un ottimo lavoro. Ripeto, le motivazioni sono importanti, sono tutto, ma che un allenatore parli così, come hai detto giustamente tu, è sintomatico. Probabilmente, Roberto, anche le parole del presidente Bolami, che di fatto aveva dato l'addio in anticipo a 2 giornate dalla fine a Favo, aveva tra virgolette ufficializzato il cambio tecnico, probabilmente anche questo agli occhi dei giocatori può far sembrare che, insomma, siamo quasi in vacanza, ecco, è giusta, anche se l'ho messo un po' terra-terra, però. No, vabbè, sicuramente non era giusta la considerazione, bisogna avere i tempi e aspettare i tempi giusti. Secondo me la Vastese, mi posso permettere, Anfranco è un amico, forse ha affrettato un po' troppo l'esonero di Colavito, che stava, secondo me, facendo un ottimo lavoro.
È una piazza vasta, una piazza calda che chiaramente rivuole subito il posto nel calcio che conta, ma secondo me bisogna strutturarsi bene e avere un po' di pazienza. Vasto sicuramente tornerà a fare le piazze che gli competono con la Lega Pro, perché è una grande società, però devono essere bravi a mantenere i nervi saldi nei momenti difficili. Questa è la difficoltà oggi di questo calcio, che macina, rompe, distrugge, e si fa troppe cose in fretta. Ecco, questo è quello che oggi dobbiamo imparare. Peraltro statisticamente ci ricordano che Favo a Castelnuovo in Garfagnana prese 3 gol in 15 minuti quando allenava il Giulianova. Intanto vantaggio del Lumezzane a Mantova, e attenzione perché qui sono iniziati i posticipi e può cambiare tutto con un attimo. In questa volata, e torniamo alla classifica del girone F, per il secondo posto che il San Nicolò sta disputando con il Matelica, attenzione perché all'ultima giornata di campionato c'è Pineto Matelica. Nella giornata in cui il San Nicolò incontrerà la Civitanovese già retrocessa, il Pineto potrebbe essere arbitro. Ma noi ci teniamo a finire bene, a fare ancora dei punti. Oggi ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti perché gli episodi ci hanno condannato. Non credo che Pineto venderà cara la pelle anche domenica a Recanati. Domenica anche a Recanati noi ci giocheremo la partita, perché è giusto che sia così. Certo. È un campionato difficile dove noi abbiamo anche avuto le opportunità di lottare, di sperare nei risultati degli altri, quindi è giusto che onoriamo il campionato fino alla fine. Pineto non regalerà nulla, di questo ne devono essere consapevoli tutti, la società, stiamo cercando di motivarli. È chiaro che poi le motivazioni le dobbiamo trovare dentro di noi, però i ragazzi sanno che se fanno bene le ultime partite qualcuno potrebbe rimanere, perché è giusto che le chance le giochino fino alla fine, e nel calcio si ricordano solo le ultime partite, non le prime, quindi sì. È importante, i ragazzi lo sanno, gliel'abbiamo già detto, quindi venderemo cara la pelle. Poi ti faccio rispondere alla domanda su quali giovani resteranno al Pineto, se ce lo vorrai dire. Intanto facciamo i complimenti, a proposito di San Nicolò, fatemi fare i complimenti a Riccardo Di Stefano, questo ragazzo del 2000 che è andato in prova per 2 giorni, niente meno che a Vinovo contro la Juventus. Oggi lo abbiamo ascoltato, nei nostri spazi informativi, già a partire da domani ve lo faremo ascoltare questa esperienza, d'altronde in un club mondiale a questo punto come la Juventus, per un ragazzo così giovane è davvero una grandissima vetrina. Adesso ci trasferiamo nel girone G, andiamo all'Aquila, stadio Gran Sasso, Idola Concia, finisce l'Aquila Sant'Eodoro finisce 4-0. Il servizio. Il Sant'Eodoro esce pesantemente sconfitto per 4-0 il Gran Sasso Idola Concia dell'Aquila, un perentorio calcio poker maturato al termine di una grande prova del rossoblù di casa contro una squadra che si trova a lottare tenacemente per salvare la stagione. Coerentemente con l'incursione in sala stampa di ieri, gli ultras rossoblù ci tengono a ricordare ancora una volta ciò che conta davvero per loro. Uno striscione, questa volta non rimosso dalla società, recita a chiare lettere: pagate l'IVA, cedete gratis alla società, al resto penseremo noi. Mister Battistini è in tribuna per squalifica. In campo dal primo minuto non ci sono Pepe e Dictevicius per permettere il pieno recupero. Solo Dictevicius troverà posto nell'ultimo quarto d'ora. Panchina anche per Gagliardini, è entrato solo nel secondo tempo, che in settimana non era sembrato al top per alcuni problemi fisici. La prima azione è della squadra di casa, calcio d'angolo per l'Aquila. Esposito ci prova di testa, palla alta. 2 minuti dopo il Sant'Eodoro risponde con convinzione, cross di Ibba. Gentile riceve la palla in area, ma dalla sinistra il suo tentativo, da ottima posizione, termina di poco fuori. Al 12esimo tiro cross di Valenti che attraversa l'area e viene quasi sfiorato da Peluso, ancora una volta la sfera va fuori. Una splendida finta di Peluso mette in movimento al 19esimo Minincleri, ma il capitano sbaglia l'apertura. 1 minuto dopo Valenti ci prova dai 20 metri, ma il risultato non cambia.
Al 29esimo, ancora una buona occasione per il San Teodoro. Colpo di testa centrale di Ibba, ma Farroni non si lascia beffare. La rete del vantaggio dei padroni di casa arriva allo scadere del primo tempo. Angolo dalla sinistra Minincleri, la respinta è di Corsi, viene rimessa ancora in mezzo per Esposito che non si fa pregare e gira verso la porta e può festeggiare la rete con tutta la squadra. La ripresa si apre con uno scambio tra Peluso e Minincleri, il capitano tenta con un tiro a giro di raddoppiare, ma la sfera viene deviata in angolo. L'Aquila è più convinta e al quinto arriva il raddoppio. A realizzare la seconda rete del match è Valenti, perfetto e spettacolare esterno sinistro dell'attaccante rossoblu liberato da Noman, che festeggia sotto curva. Ma trascorrono solo due minuti e arriva il terzo gol per l'Aquila. A siglare questa volta è Minincleri con Valenti in veste di rifinitore, sempre sul lato sinistro. Il San Teodoro cerca di alleggerire, ma la punizione di Malesa al decimo del secondo tempo è poca cosa. L'Aquila non si accontenta e il 4-0 arriva al 23esimo, finalmente a metterci la firma è Daniele Noman dopo vari tentativi nel corso del match, sciupati in malo modo. Hanno fatto quello che in settimana avevamo preparato e quindi tutto quello di buono l'abbiamo tirato fuori, che avevamo, e sono stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Il mio obiettivo ora è arrivare ai playoff con questa squadra, perché sembra una cosa facile, ma dopo tutto quello che è successo sarebbe un grande traguardo. Abbiamo fatto delle ottime partite. Tutte queste situazioni che stanno succedendo un po' possono creare problemi poi quando entriamo in campo, però noi abbiamo formato un bel gruppo, ci alleniamo sempre al massimo durante gli allenamenti e cerchiamo di andare in campo per raggiungere i tre punti. Io ho visto una partita, un buon primo tempo dove abbiamo retto bene il campo, abbiamo avuto anche qualche occasione per poterla sbloccare, poi abbiamo preso questo gol su un calcio d'angolo al finire del primo tempo, quindi un pochettino ci ha un pochettino spezzato un po' le gambe, perché secondo me fino a quel momento lì non avevamo demeritato. Guardando il secondo tempo devo dire che la squadra è entrata in campo con il ritmo un pochettino più bassi e l'Aquila ha giocato un'ottima partita. Insomma, vittoria rotonda, molto rotonda dell'Aquila, pareggio del Mantova contro il Lumezzane. Come vedete stiamo seguendo live quello che accade sui campi di Lega Pro, come è giusto che sia, con la classifica che cambia. Oh, che effetto ti fa rivedere l'Aquila? L'Aquila è forte, l'Aquila è una squadra forte e sta facendo bene, ha giocatori che oggi giocavano Noman, Peluso e Valenti, Minincleri, Steri, Pupeschi, sono giocatori che secondo me farebbero la differenza in tantissime squadre, quindi non mi meraviglia. Non mi meravigliano questi risultati, non mi meravigliano queste prestazioni, perché ti ripeto, secondo me l'Aquila è veramente forte. Come vedete oggi poi c'è anche questo striscione per la società, pagate l'IVA, cedete gratis la società, al resto penseremo noi gruppo organizzato Red Blue Eagles dell'Aquila. Chi vincerà il classico stasera, Real o Barcellona? Non lo sappiamo, dai, sbilanciatevi, diciamo che il Real la chiude stasera, dai. Va bene, Andrea, situazione sì. All'Aquila quest'anno non ci si è annoiati, no, purtroppo effettivamente ci saremmo voluti annoiare. No, ci saremmo voluti divertire commentando, annoiare nel senso che magari vinceva il campionato senza problemi. Esatto, ci saremmo voluti divertire nel senso di commentarla fino alla fine come una protagonista per la vittoria del campionato. Purtroppo così non è stato. Purtroppo è stata un'altra settimana molto complessa, con il ritorno lampo dei cosiddetti ammutinati, poi le dimissioni dello staff medico, la partita che alcuni dicevano era a rischio, poi si è giocato, poi l'irruzione dei tifosi nella conferenza stampa prepartita, poi il comunicato anche da parte della società diramato su Facebook, dove effettivamente è stata data questa disponibilità, nel senso che i debiti, ecco, io ora vado a leggere.
breve, la proprietà dell'Aquila Calcio comunica nell'ottica di individuazione di nuovi imprenditori disponibili a subentrare nella gestione societaria che, per quanto riguarda i debiti pregressi e riconducibili sino all'attuale stagione sportiva, non saranno di spettanza di un'eventuale nuova compagine, ciò al fine di facilitare il passaggio di proprietà ad un nuovo gruppo e senza alcun onere per esso da riconoscere all'attuale proprietà. Quindi, insomma, i desiderata del gruppo di tifosi sono stati assecondati a leggere appunto questo comunicato stampa. Ora io non vorrei mettere in imbarazzo lì Alessandro che è in studio, però ecco, ha fatto scalpore questo ritorno dei 6 giocatori che avevano lasciato l'Aquila alcune settimane fa, sono rientrati, poi sono andati via, non si è ben capito cosa è successo. Io non so se Alessandro è nelle condizioni di poterci chiarire qualcosa. No, sono stati richiamati dalla società, quindi loro si sono presentati. Però ripeto, io siccome queste settimane io ho un'etica e una deontologia professionale che mi impediscono di parlare quando soprattutto non ho un interlocutore che mi possa contraddire, quindi, e soprattutto poi sono cose che sanno loro, io sono al di fuori. Però ti faccio una domanda che ci arrivava da casa, ci dicevano il problema è stato l'allenatore. Tu che hai un rapporto molto stretto con Morgia, te ti hanno assolto, invece dici probabilmente il problema era l'allenatore. Ma io quando sono stato esonerato, non ricordo bene, però credo che mancassero 9 partite, eravamo a 3 punti da quella che credo che vincerà il campionato e da 4 dall'Arzachena, perché eravamo a 3 punti dal Monterosi a 9 giornate dalla fine, quindi credo, non lo so, non sono d'accordo, però è giusto rispettare, perché quando c'erano Morgia e Battisti, no, io credo che la squadra vincesse, ripeto, io sono stato esonerato a 9 giornate dalla fine, eravamo a 3 punti dal Monterosi a 4 dall'Arzachena, quindi sicuramente un paio di partite non l'abbiamo vinta, soprattutto quella con Città di Castello e Sassari Torres. Però ecco, eravamo a 3 punti da quella che secondo me vincerà il campionato, quindi col senno di poi è facile parlare. Ripeto, questa è una squadra secondo me fortissima, è una squadra che anche non l'ho fatta solo io, ma l'ha fatta anche l'allenatore, quindi se ci sono giocatori come Minincleri, come Peluso, come Pepe, come Pupeschi, giovani come Gagliardini, Ranelli e via dicendo, credo che anche queste partite lo stiamo testimoniando, quindi l'unico dato di fatto, ecco, sul quale posso sicuramente esprimermi senza essere smentito, è che questa secondo me è la squadra più forte del girone G. Roberto, ti chiamo in causa per una considerazione. Sembra in questi a memoria non ricordo che sia successo così spesso, o perlomeno non dalle nostre parti, all'Aquila, ma anche ad Avezzano, anche se con esiti diversi. Adesso c'è la tra virgolette moda di esonerare il direttore sportivo per fare in modo che il rapporto di fiducia che si crea tra direttore sportivo e allenatore porti anche l'allenatore a fare un passo indietro. È una maniera subdola di, è una nuova... di togliersi le castagne, però quindi occhio! Nella vita bisogna si impara tutto, no, ma figurati, io... No, si scherza, Si scherza, ma è vero, sono situazioni strane che ultimamente stiamo vedendo in diversi posti, però insomma, non credo, spero che non sia Pinedo questa... Perché da noi, ripeto, ma conoscendo la società non la vedo, è serietà, non la vedo non una perché cosa gli altri non sono seri, ma insomma a Pineto se ci si deve lasciare ci si lascia sempre da buoni amici. 11 pareggi con te e Morgia, però ripetiamo sempre che no, ma sicuramente, ripeto, noi purtroppo gli ultimi 2 pareggi con il Città di Castello e la Torres sono stati sicuramente sanguinosi. Mancavano tanti giocatori lì davanti che poi sono rientrati, però ripeto, poi sono stato esonerato, quindi parlare non credo sia corretto da parte mia. Io sono contento e consapevole che questa squadra farà i playoff e li farà anche in una maniera importante, e soprattutto do una notizia, nel senso che
malgrado qualcuno ancora non lo sa, ma sicuramente quest'anno i playoff faranno una valenza diversa. Noi lo sapevamo anche mesi fa che un piazzamento e una vittoria eventuale ai playoff aprirà sicuramente le porte al ripescaggio, perché quest'anno cambieranno i regolamenti e quindi sicuramente i playoff avranno un'importanza molto importante, ma lo sapevamo anche due mesi fa, quindi mi auguro che questa squadra possa continuare a fare quello che sta facendo, perché se lo merita, perché comunque, ripeto, sono giocatori forti. Rimaniamo sulla classifica. Intanto chiediamo scusa ai tifosi dell'Avezzano perché il servizio purtroppo da Arzachena arriverà molto tardi, ma lo caricheremo su YouTube, quindi lo avrete disponibile tra un po', ma ovviamente ci sono delle tempistiche non legate a noi, che non eravamo ad Arzachena, purtroppo i colleghi sardi hanno un po' ritardato, però lo troverete sul web. Il Monterosi vince il campionato secondo te? Io credo di sì, a meno che domenica l'Arzachena Nuoro, se l'Arzachena domenica sbanca Nuoro, sicuramente vince l'Arzachena, ma io credo che domenica sarà una partita difficile, perché la Nuorese comunque è ancora in corsa, però io credo che il Monterosi, il Riedi si è suicidato con le sue mani, sì. Un po' come abbiamo fatto noi. Monterosi al momento è la squadra secondo me più forte come qualità lì davanti, l'Arzachena però ha il match ball, perché se domenica vince a Nuoro, poi con l'Alba Longa in casa, considerato che l'Alba Longa dovrà fare la finale di Coppa Italia col Chieri, quindi credo che domenica sarà la partita decisiva. Quali, per tornare a Pineto, quali giovani rimarranno, Roberto? Perché siamo davvero in chiusura, ma poi vi lascio andare perché arriveranno altri due ospiti che ci presenteranno una bellissima manifestazione. I ragazzi da noi hanno fatto bene, però dipende pure dalle società. Per esempio noi abbiamo Ciarcelluti, che era venuto in prestito dall'Ascoli. Logoluso del Pescara. Quindi dipende molto da loro e dai procuratori e dalla società, dalle idee che c'è la società. Per noi i ragazzi hanno fatto bene, hanno fatto un grande lavoro. Noi abbiamo un under 18 fortissimo, costruito l'anno scorso, erano tutti 99, quest'anno hanno fatto un campionato sotto età, hanno fatto benissimo, ci sono dei giocatori molto validi e noi stiamo valutando. Abbiamo dei giocatori in prestito 99, tipo Della Quercia, che è andato a Città Sant'Angelo con l'Angolana e ha disputato un ottimo campionato, 99 centrale difensivo. Dobbiamo valutare prima i nostri giocatori e poi vediamo, c'è l'accordo col Pescara, quindi la prossima settimana mi dovrei incontrare con il Pescara per vedere, già per programmare questi ragazzi che dovrebbero venire a Pineto. Stiamo lavorando, è chiaro, qualche settimana di tra virgolette nostra di relax, nel senso che abbiamo raggiunto gli obiettivi, adesso iniziamo a pensare al prossimo anno. Caro Battisti, playoff non servono all'Aquila, in caso di ripescaggio non può fare domande, è stata penalizzata di un punto, un saluto in studio, vuoi rispondere rapidissimo? Vedremo. Io do l'in bocca al lupo per questi ultimi 180 minuti e il buon lavoro per il futuro a Roberto Giammarino e complimenti per la salvezza del Pineto. Ad Alessandro Battisti non ho risposto alla domanda se Battisti tornasse all'Aquila, perché lo conosco da talmente tanto tempo che dovunque è andato so il valore di Alessandro Battisti, quindi in qualsiasi piazza dovesse andare state tranquilli che farà un ottimo lavoro. Ti auguro di rivederti presto, non solo come direttore sportivo ma direttore sportivo di un'altra squadra. Ti ringrazio, speriamo. Vediamo il prossimo turno, poi saluteremo, poi andiamo in pubblicità. Girone F, girone G di Serie D. Maurizio, eccolo qua. Agnonese Campobasso, Civitanovese Vastese, Fermana Alfonsine, Materica San Maurese, Monticelli Jesina, Recaratese Pineto, San Marino San Nicolò, Bispesaro Romagna Centro. Vediamo la penultima anche del girone G. Alba Longa Torres, Avezzano Città di Castello, Flaminia Vivi Altotevere Sansepolcro, Foligno Monterosi, che non si giocherà perché sarà già un 3-0 a tavolino, il Rieti va a Sassari, Muravera Lanusei, Nuorese Arzachena, San Teodoro Ostiamare, trasferta sul campo dello Sporting Trestina per l'Aquila. Noi ci stiamo per fermare per la pubblicità, un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Battisti. Ciao Alessandro, grazie per essere stato in nostra compagnia e grazie a Roberto Giammarino. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi torniamo con una manifestazione che inizia la settimana prossima, molto interessante, di calcio giovanile. A tra poco.
Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, abbiamo chiuso con i servizi e dedichiamo questa parte finale ad un torneo, un memorial di calcio giovanile, il quinto memorial Emilio Della Penna, che tra un po' magari riusciamo anche ad inquadrare. Eccolo qua, queste sono alcune immagini. Do il benvenuto e la buonasera a Giulio Ettore, ciao Giulio. Buonasera a tutti. E a Walter De Berardinis, ciao Walter. Ciao, buonasera a voi. Che ci presenteranno questo torneo che inizia sabato prossimo, 29 aprile a Giulianova, per i ragazzi dal 2004 in sotto, quindi parliamo veramente di intanto vantaggio della Juventus contro il Genoa, dei ragazzi che si faranno. Giulio, ci vuoi raccontare questa quinta edizione che peraltro rispetto alle edizioni passate ha anche delle novità? Sì, allora, come hai detto tu giustamente, il torneo comincia, la manifestazione comincia sabato 29 e poi prosegue domenica 30 per concludersi la mattina del 1 maggio con le finali e le premiazioni. È dedicata al calcio giovanile, anzi mini giovanile, perché parliamo di categorie esordienti, Pulcini 2006, Pulcini 2007 e piccoli amici, che sono proprio piccolissimi perché sono 2010 e 2011, anche se questa categoria giocherà soltanto il 1 maggio, le più impegnate sono i più grandicelli. Certo. Giocherà su tutti gli impianti di Giulianova, Fadini, Castrum, sia sul campo a 11 per quanto riguarda i campi a 11 che per quanto riguarda i campi di calciotto o di calcetto. Ci sono tante società che interverranno, tantissimi ragazzi, avete stimato qualcosa come 800? Sì, circa 800 ragazzi, 68 squadre, 13 dall'Abruzzo, 3 dalle Marche, 2 dal Lazio e una sola rappresentativa per Puglia, Umbria e Campania. La cosa più importante, come dicevi tu Jacopo, il quadrangolare femminile, sì. Ci sarà la Marsica Calcio, Calcio Femminile Chieti, l'Alba Montaurei Montorio e Piccoli Giallorossi. Naturalmente qui abbiamo avuto anche l'apporto della commissione per opportunità, in questo caso di Giulianova, e saluto il presidente e la presidentessa Marilena Andreani. E naturalmente rubo un'idea qui accanto, che lui è anche un allenatore, quindi al coach, dicendo una cosa che la federazione tiene tantissimo in questi ultimi tempi al calcio femminile. Certo. Quindi per noi era un motivo in più per anche perché spingere. Soprattutto negli ultimi anni, perdonami Walter, il calcio femminile purtroppo, ahimè dico, è stato investito da qualche polemica di troppo a sfondo maschilista, che forse qualcuno anche in capo alla federazione poteva benissimo risparmiarsi, quindi la valorizzazione del calcio femminile assolutamente è da premiare. Qui vediamo alcune foto delle manifestazioni precedenti, in questo caso interrompo Jacopo, ringrazio il fotografo Maurizio Verdecchia che ce l'ha concesso e collabora anche con noi in ogni evento. Certo. Quindi sono bellissime immagini, veramente. Sì. Veramente molto molto belle. Giulio, in questo caso, visto che parliamo di ragazzi molto piccoli, c'è prima di tutto la formazione, prima che poi la tattica vera e propria, probabilmente questo è lo spirito anche di iniziative come questa. Ma sicuramente, cioè qua parliamo di categorie in cui ancora, e lo facciamo per questo, abbiamo sempre fatto per questo, ancora vedi lo spirito del gioco nel bambino, vedi le facce di bambini contenti di giocare, sì. Senza grilli per la testa, senza personaggi strani che gli girano attorno, che già se cominci ad alzare l'età purtroppo ce ne sono tanti. Qua ancora è molto puro, ci piace soprattutto per questo, dare la possibilità a questi bambini di giocarsi e di divertirsi soprattutto tra di loro, facendo amicizia. Comunque l'agonismo ci sta, perché è giusto che ci sia, perché fa parte del bambino l'agonismo, ci mancherebbe, però puro e sano. Assolutamente, ed ecco perché probabilmente il fatto di dedicarlo ad Emilio Della Penna, proprio perché maestro, oltre che bandiera, maestro di calcio. Lui è stato soprattutto maestro di vita,
anche per quanto mi riguarda, perché per me è stato quasi come un padre. Maestro di vita, tant'è vero che il comitato è formato da tutti ex suoi collaboratori nella scuola calcio, che lui fondò nell'83. I collaboratori che sono Leo Giannattasio, Pasquale Rossi, Armando Falini, Francesco Di Filippo, Paolo D'Angelo e Mattia Ruggeri. Tutti hanno lavorato con Emilio e tutti si sono dedicati ormai da 5 anni, perché siamo alla 5ª edizione, a cercare di ricordarlo nel migliore dei modi. E il miglior modo possibile è, come ho detto prima, vedere i bambini che giocano e si divertono senza pensare, senza grilli per la testa. Assolutamente. Peraltro ci sono anche dei trofei collaterali, dei premi ulteriori rispetto al Memorial, che poi chi sarà più bravo se lo porterà a casa. Certo, oltre a premiare le prime tre di ogni categoria, naturalmente abbiamo fatto quest'anno un premio, un concorso fotografico, quindi tutti i ragazzi, anche le ragazzine, potranno scattare foto e pubblicarle direttamente. Soprattutto su, i genitori sui social. Sì, sicuramente i genitori sui social, in modo che da partecipare a un concorso proprio in diretta. Successivamente ci sarà il premio anche bello, che è quello dedicato a Titi Orsini, il mitico presidente del Giulianova degli anni d'oro. Per la prima volta premiamo uno sportivo giugliese. Quest'anno il primo premio va a Deborah Sbei, che sappiamo tutti, pluricampionessa mondiale di pattinaggio. Per chiudere, il calcio ad un pallone è il tema che abbiamo dato a tutte le scuole della Costa Teramana. In particolar modo, già vi posso dare qualche anticipazione, sono stati divisi tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi. Nei prossimi giorni sulla stampa o a noi colleghi daremo queste notizie. Ecco, questo è il sito internet. Peraltro prima abbiamo visto anche la pagina Facebook, ecco qua, dedicata alla manifestazione, a questo 5º Memorial della penna, per partecipare al concorso della foto, che potrebbe essere interessante, che Giulio diceva prima, i genitori. Vi ricordo l'hashtag della penna click. Sì. Poi da pubblicare, ovviamente con una ricerca semplice per hashtag, la foto più bella, vero? Sarà, sì, le tre foto più belle vinceranno dei premi messi a disposizione. Ci vediamo anche il promo della vostra manifestazione, lo spot della manifestazione, e poi rientriamo per commentarlo. Vediamo. E dunque dal 29 aprile al 1º maggio, peraltro il clou sarà in un giorno di festa, quindi insomma vi invitiamo a partecipare, anche perché immagino che abbiate fatto una stima, oltre dei piccoli atleti che verranno, anche delle tante persone che accompagneranno questi sì, giovani calciatori. Se tutto va bene, se il tempo e se la meteorologia ci assiste, abbiamo previsto quasi 2000 persone il giorno diciamo il giorno finale. Naturalmente sì, ci tenevo a dirlo anche in qualità di portavoce di questo bellissimo gruppo, che per la prima volta abbiamo ottenuto il patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'alto valore sociale e sportivo. In più, ritornando al discorso di prima di questo concorso, abbiamo avuto, come ogni anno, il patrocinio della Federazione, del CONI, della Regione Abruzzo, provincia di Teramo, città di Giulianova, è una collaborazione sia della SD Giulianova Calcio che dei piccoli giallorossi. Assolutamente. Allora io chiedo alla camera di Claudio Di Giacomo, che ringrazio, così come Maurizio Daguin, regia, di inquadrare questa
la locandina che ci ricorda il Memorial Emilio Della Penna, Giulianova, dal 29 aprile al 1 maggio 2017, davvero un'iniziativa, da una manifestazione da non perdere per tutti gli appassionati di calcio che magari vogliono vedere quello che è uno spirito che spesso nei campi non si trova, ma che riscontriamo, come diceva bene Giulio, nelle categorie giovanili. Vediamo un attimo, dopo ti lascio concludere, Walter, anche le squadre che parteciperanno, che sì, sono queste, sono davvero tantissime. 68. Eccole qua, le vediamo, veramente tante, ci sono anche le varie edizioni, vabbè, sono veramente tante. Sì, va. Allora, oltre alla brochure di presentazione che hai in mano, è piccolino, però non so se la regia riesce a inquadrarlo, il calcio in un pallone, sarà stampato il libro con tutti i lavori dei ragazzi partecipanti a questo concorso aperto alle scuole. Quindi ringrazio la Distilleria del Sapere, che è un'associazione culturale che cura la didattica post scuola. Anche perché, quindi, abbiamo cercato di coniugare lo studio con lo sport. Anche perché questo poi fondamentalmente è quello che bisogna ritrovare, coltivare, non ci dimenticheremo può mai. Può essere pure che qualche bambino tra qualche anno ti tolga il posto da giornalista. Io sarei contento. Sì, perché abbiamo avuto il patrocinio del nostro presidente, perché il tema del concorso, cioè Stefano Pallotta, che ringrazio. Che praticamente il tema del concorso è da sviluppare in un giornalino con degli articoli. Erano degli articoli sportivi o con dei disegni. Bellissimo. E abbiamo trovato delle chicche che vedrete su questa pubblicazione. Assolutamente. Dopo se ci rinviti. Assolutamente, anzi, portiamo il libricino. Assolutamente. Allora, noi vi diamo appuntamento una volta che la manifestazione sarà andata agli archivi, sperando che sia andato davvero tutto bene. Noi vi facciamo davvero i complimenti e in bocca al lupo per questa manifestazione. Ve lo ricordo, dal 29 aprile al 1 maggio, quinto Memorial Emilio Della Penna a Giulianova, su tutti i campi di Giulianova, per vedere questi che magari un domani qualcuno dirà: ah, questo l'ho visto tanti anni fa, non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato a questo livello. Grazie a Giulio e Torre. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Walter De Bernardinis per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. È tutto per questa sera. L'Abruzzo del Pallone torna domenica. Scusatemi. Ciao a tutti. Avevo dimenticato. Andrea, ti avevo dimenticato. Però ti vedo con l'iPad da fianco e secondo me sei abbastanza concentrato. Sì, si sta giocando la partita. 2-0. Senti, ma tanto, il classico se vuoi ti aggiorno tra poco. Ah, subito, perché io prima mi hanno chiesto, mi ero giocato l'1 del Real. Guarda, intanto ti dico che in Lega Pro sono 1-1 Mantova Lomezzana e Forlì Bassano 0-1, quindi al momento sono risultati positivi per il Teramo, almeno fino a questo momento. Per quanto riguarda il classico, il Real è in vantaggio per 1-0. Niente, po' di meno che Casemiro. Casemiro. Casemiro, vedi, avevo preso l'indicazione, ho detto che magari la Real la chiudeva qua. Vabbè. Comunque è stato davvero un piacere. Grazie Andrea. Ciao a tutti. Ovviamente ciao. Andrea lo ritroverete domani sera, perché noi seguiremo Pescara Roma come al solito, come vi abbiamo abituato per tutte le partite dei biancazzurri, dentro e fuori casa. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima alle 19:30 su TV6, il canale e il 14 del digitale terrestre. Buona serata.